Latitudine Roma, sono ancora qui, ancora 48 ore prima di ripartire per l'isola di Terceira. Come ho iniziato sul web? Beh, è stata una bella storia, diciamo, io mi occupavo già di aiutare le persone a comunicare in maniera più efficace con le nuove tecnologie, come fare presentazioni efficaci, come usare PowerPoint in maniera intelligente, come fare a pubblicare libri, guide, tutorial sulla carta stampata, sui CD, in una o più lingue, con illustrazioni, mappe, informazioni di ogni genere e tipo. Lavoravo per delle grossissime organizzazioni, soprattutto per delle organizzazioni internazionali, perché a un certo punto della mia carriera, quando ho realizzato, diciamo, quanto fuoco si mettesse sul profitto, su altri elementi, e quanto poco interesse e investimento si mettesse invece sul realizzare cose interessanti, sull'innovare, sul trovare nuove soluzioni, avevo abbandonato drasticamente l'idea di continuare a lavorare per il mondo del video, della televisione, e di provare la strada dei non profit, delle organizzazioni non dedicate ad interessi strettamente commerciali. Per queste organizzazioni io insegnavo prevalentemente dei corsi dove c'erano manager più o meno importanti, personale, diciamo, esecutivo, così come segretarie, persone assolutamente normali. Però più passava il tempo e meno ero, diciamo, soddisfatto di questa situazione, perché nonostante potessi dire guarda, lavoro per questa grandissima organizzazione, o sfoggiare gli stipendi comunque prestigiosi che queste organizzazioni ti concedevano di avere, non mi era sufficiente, non avevo soddisfazione, perché non potevo spingermi più in là del dovuto. E allora la prima cosa che mi è venuta in mente di fare è stata di creare delle relazioni dirette con i partecipanti ai miei corsi. Cioè, visto che comunque io gli dovevo dare un modulo dove loro dovevano mettere un feedback, informazioni utili all'organizzazione alla fine del corso, io ho aggiunto una casellina dove c'era scritto: vuoi ricevere anche gli ultimi aggiornamenti sui nuovi tool per presentare in maniera efficace gratuitamente nella tua casella di mail ogni settimana? E ovviamente un sacco di loro hanno detto sì, lo voglio ricevere. E quindi 10 qua, 15 là, 20 là, io dopo un po' di tempo avevo migliaia di abbonati ad una newsletter fantastica che pubblicavo ogni settimana, ogni 15 giorni, che si chiamava Mastermind Explorer e che conteneva 20, 25, 30 pagine di informazioni e contenuti stampabili. Cioè, si poteva fare un ebook, una rivista con ogni edizione. Un bel giorno ho incontrato due miei amici con i quali lavoravo e collaboravo spesso e mi hanno detto: ma Robin, ma che stai a fare? Cioè, non sei contento di lavorare per queste organizzazioni? Spendi tutto il tuo tempo a fare questa newsletter che non ti fa guadagnare niente, ma perché non prendi in considerazione A, pubblica i contenuti della tua newsletter sul web, B, inserisci la pubblicità di Google sul sito? No, io sono contrario alla pubblicità, ma che scherzate, che state dicendo? Ma allora mi hanno spiegato che c'era questo nuovo sistema di pubblicità che era appena uscito, non era neanche disponibile in Italia, che ti dava l'opportunità di poter monetizzare i tuoi contenuti senza pubblicità colorate che strillavano, interrompevano con argomenti poco rilevanti, ma inserendo pubblicità che contenevano messaggi promozionali relativi all'argomento di cui tu stavi trattando. Non ne avevo mai sentito, mi sono ingegnato per riuscire ad avere un account, ci sono riuscito, nell'arco di 12 mesi portavo a casa più di $3,000 al mese. Ora non ti eccitare e non pensare di correre lì a cercare di rifare la stessa cosa, perché le cose sono cambiate in maniera radicale, quindi è impossibile riprodurre quella situazione, ma così è stato che io, dall'essere, diciamo,
un formatore, un coach, un addestratore di personale di organizzazioni internazionali sul tema della comunicazione e nuove tecnologie, sono poi saltato sul web, perché dalla newsletter ho cominciato a pubblicare gli stessi contenuti che facevo per la newsletter sul web. Il web è diventata la prima uscita e poi andava anche nell'email, e con le entrate che arrivavano da questa pubblicità io potevo continuare assolutamente a scrivere queste cose che mi appassionavano, che mi venivano del tutto spontanee, e avere qualcuno magico, miracoloso, che mi mandava anche dei soldi con cui continuare a fare questa cosa. Tant'è che il primo pensiero poi che c'è stato è: ma vale la pena che io continuo a lavorare per questi che mi stanno così poco simpatici?